Se subisco danno da caduta, il video finisce. Bella ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte come vedete a schermo, accettate. Da ora, ogni volta che farete un acquisto, mi arriverà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. E vabbè ragazzi, che vi devo dire, che vi devo dire, siamo venuti pure a fare questo, siamo venuti pure a fare sta sfida. Io non volevo farla, io questo video non lo volevo fare. Ci siamo ragazzi, giochiamocela. Se prendo danno da caduta il video finisce. Non volevo che andasse così questa cosa. Calmi tutti, devo vedere se riesco. Nah, doveva entrare dentro la stanza, non doveva andare così questa cosa, cavolo. Vai, fatta. Andata, 60. Ah, questo mi distrugge ora, ok, invece no. Invece no, io sono vivo, però sta andando tutto a fuoco. Devo necessariamente andarmene. Devo prendere al volo le chest che trovo, perché sta una chest qui, esatto. Una cosa veloce, grazie. Pozza grande, ottimo. In questo caso è una manna dal cielo. Dovrebbe starcene un'altra, o sbaglio? Ok, c'è qualcuno sopra, calmi tutti. Vedo se riesco a fargli un effetto sorpresa. È andato, ok, a posto. Aveva giusto 100 di vita, poverino. Non aveva scudi, ma meglio per me. Non ci interessa molto, diciamo. Ma come ha fatto a colpirmi? No, dai, serio. No, no, frate, tu non te ne vai, non te ne vai. No, 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 scherzare proprio. Non scherzare proprio. No, ti devo piccare a vita. No, dai, non lo posso far andare via. Non lo posso far andare via. Dai, mirami, mirami. No, frate, quella cosa mi serve. Quella cosa mi serve necessariamente. Non voglio prendere il rampino perché altrimenti mi rendo la sfida troppo semplice. Magari lo prendiamo dopo eventualmente. Ma non mi interessa. Devo stare attento a non prendere danno. Non l'ho visto neanche questo tipo stavolta. Calmi, i materiali ce li ho. Dai, dai che lo posso far male, dai che lo posso far male. Ok, GG. Bella, mi è piaciuta, GG per te, man. Mi spiace, ma ti è andata male. Prendiamoci subito l'oggetto lì, il lanciagranate, e me lo tengo bello stretto, ok. E anche la UG. Ok, c'aveva un set invidiabile questo tipo, un set veramente invidiabile, GG per lui. Più che altro cerchiamo invece noi di farne ora buon uso e magari di non sprecare troppi proiettili, però voglio essere un po' più veloce. Mamma mia, finalmente dopo una decina di minuti ho trovato un altro nemico. Lurido, fatti vedere! Codardo, che non sei altro, che scappi, dove scappi? Sta lì? Ah no, ma sono briganti, no. Ok, gente là di fronte, ragazzi, questi sono nemici seri finalmente. Credo che mi abbiano visto, no, non credo. Ok, vabbè, io ho levato quasi tutto lo scudo, solo che ora se lo riprenderà. Ed è quello che mi spaventava di più maggiormente, in realtà, era il fatto che stesse fightando con qualcun altro. Quindi comunque, anche se diciamo che magari riesco a fargli un botto di danno, potrebbe arrivare qualcun altro e poi darmi ancora più fastidio. Allora, vabbè, per me è che sta arrivando pure in elicottero, sinceramente, questa cosa non mi fa piacere. No! Ok, panico. Stavo sbagliando, mi stavo facendo male. Edita, dai. No, nulla di proiettile, va bene, non c'è nessun problema perché lui è molto più scarso di me. E ok, non sfondarti le gambe, grazie. Ma poi, raga, io non so se ci pensate, dovete essere un po' di vecchia data su Fortnite per avere questa sensazione. Ma non vi sentite sempre, diciamo, meglio quando pensate che potete entrare nei palazzi senza avere paura delle trappole? Cioè, non lo so se a voi questa impressione la dà ancora, ma io quando cammino, cioè, so che posso entrare in una casa senza aver paura di controllare ogni santo soffitto. Cioè, che per me è una cosa bellissima, ragazzi. Veramente, quelle trappole hanno fatto troppo bene a levarle. Per me erano fastidiosissime. Vabbè, proviamo a fare così finché non gli rompiamo il muro. Ho un ping migliore del mio, c'è poco da fare, c'ho 54, ragazzi. Vediamo se riesco a entrare. Ok, ho fatto una cosa più intelligente. Oh, fra, stiamo calmi. Scusatemi, ragazzi, se ho giocato così male, ma vabbè, la stavo prendendo molto chill, diciamo così. Grazie per i razzi, gentilissimo. Allora, cavolate a parte, ora cerchiamo di vincerla e di fare un po' di kill. Potremmo arrivare pure a 10 se ci facciamo partire proprio lo skillone, quello prepotente. Quindi, calmi tutti ora, attenzione. Sembra che mi siano arrivati i proiettili addosso, o sto impazzendo io? Probabilmente sto semplicemente impazzendo io, ok. Tu. No, non così lontano, fra, non così lontano. Stiamo calmi. Io devo sempre stare attento che mi sto alzando troppo, eh. Io non vorrei farmi cadere e trovarmi in una brutta situazione, diciamo così. Sta scendendo? Un piccolo spiraglio di tempo per colpirlo l'avevo avuto. Piccolissimo, però ce l'ho avuto. Esci? Sorry, man. Allora, calmi tutti. Stava pure una pozza grande, però credo che me ne devo andare a e basta. Oh, siamo calmi. Una cosa veloce, dai, c'aveva le jug. Quante ne aveva? No, no, sono impazzito. Wow.
Ok, panichello, stavo facendo una cosa stupidissima. Più che altro se vado qui trovo qualcosina. Dai, un medikit lasciato a se stesso. Un medikit lasciato a se stesso. Incredibile, fra. Ma sei serio? Bella, fratelli. Ottimo, ok. Questo è stato un vero e proprio colpo di fortuna, a tutti gli effetti. Sì, perché siamo in quattro, ragazzi. Siamo noi, quei due tipi e poi pure qualcun altro. Che non ho capito però dove si trovi. Vabbè, vediamo che fa. Questo game magari voglio giocare così, proprio chill, proprio... Tanto che ce frega, tanto abbiamo praticamente già vinto se non perdiamo la sfida. No, fra, mi hai sentito? Ma come? Dai! Ma ripperoni, pensavo che non mi avessi sentito, vabbè. Io il rampino non lo voglio ancora prendere, perché se vinco questa partita lo prendo direttamente nella prossima. Più che altro, ora curiamoci, la drum gun quasi quasi pure me la prendo, tanto non ci costa niente. Vabbè, io direi, che dite, li guardiamo, vediamo come se la giocano. Secondo me vince questo di destra, questo mi ispira. L'edit con la piramide sa molto di pro player, re, questa mi piace. Guardatelo, guardatelo, come edita, un vero pro player, un vero pro player. Spara con la pistola, vabbè, diciamo che è un pro... Ma come hai osato? Io ci avevo scommesso su di te. Ci avevo scommesso contro di te. Frate, ma non si fa così. Ma no, ma non si fa proprio. Fra, ma perché? Ma perché? Ragazzi, rip tipo, almeno l'ho vendicato. Ehi, questa cosa finirà male, molto male. Perché dovete sapere, anche se credo che per chi mi segue da un po' ormai lo sa, io fisso in ogni partita, ma la spezzata di gambe, ma la faccio sempre. Cioè, tipo un 30-20 di danno da caduta, magari durante un fight, capi, in un momento più concitato. Un po' fisso, cioè nel mio stile, nello stile di Fortnite Gamer. Quindi questa cosa, no, credo che sarà molto molto divertente. Fra. No. Ok, non è andata come doveva, però... Grazie per il medikit, accetto volentieri. Aspettate, però mi servirebbe anche subito quel fucile a pompa. Vabbè, noi cominciamoci a curare, poi come va? Tra l'altro, ragazzi, questo che state vedendo credo che sia un video che io ho registrato in realtà quando ero ancora a casa, perché probabilmente ora sono in vacanza. Ragazzi, ma credevate che io potessi mai lasciarvi senza video durante questi giorni così caldi di agosto? Assolutamente no, ragazzi, perché... No, ragazzi, dovevo darvi fastidio anche nel mese di agosto, quindi decisamente, vediamo... Volevo tormentarvi con le mie sfide anche ad agosto, quindi... Raga, vediamo quante ne prendiamo, perché tanto la situazione è sempre la stessa, cioè io che le prendo, cioè non è che cambia molto. Oh, siamo calmi, ecco qua, siamo tutti incazzati neri, mo giusto sbuca pure da là. Cioè mi sta venendo proprio a prendere, capito come? Andiamo, una cosa veloce. Ok, il rampino vorrei prenderlo, però in realtà questo, diciamo, potrebbe limitare la possibilità di subire danno da caduta. Noi facciamolo, anche se comunque, beh, ormai l'abbiamo capito, il rampino ci rende il 90% delle sfide più semplici. Però che dirvi, ragazzi, ci sta, sarebbe stupido non utilizzarla a un certo punto. Calmi tutti, ma questo è un nemico, era un nemico, ok. Ok, era un nemico, non so se l'avete notato, ragazzi, ma mi ha dato una kill. Ok, va bene, prendiamoci anche questo. Che è una scheda che ci potrebbe tornare dopo per il bunker. Questo cosa sta rianimando? Scusa, sta rianimando il nulla. È incredibile, è un pro. Cosa stava rianimando? Ha i poteri della telepatia, non lo so, cinetici. Non saprei come definirli. Tu chiuditi, grazie. Oh, siamo calmi. Ok, diciamo che non me lo aspettavo. Dovrei andare a spegnere anche effettivamente le torrette. Sarebbe stata una cosa più intelligente, anche se mi sta pushando tipo un nemico addosso. Stiamo calmi. Ce l'ho in testa, sì, raga. Probabilmente, vabbè, questo aprirà il muro qua sopra, amen. A breve arriverà, infatti sta sfondando. Ok, dai, vabbè. Avevo fatto una tecnica molto infame e mi è andata bene, ok. L'avevo aspettato in maniera molto simpatica, diciamo così. Se mi uscisse qualcosa di epico non mi offenderei, diciamo. No, mi sa di no, ragazzuoli. Vabbè, non fa niente, dai, non fa niente. Volevo prendere al posto dell'AUG il fucile da caccia e poi giocare principalmente con la drum gun. Perché col rampino uno si avvicina ai nemici, capito? Si può fare. Però non è il mio stile di gioco, non voglio rischiarlo in delle sfide. Magari più in live, qualche volta quando stiamo assieme lo possiamo fare. Oh, fra, mamma mia, ha fatto subito male questo tipo. Ma ci andiamo pure a curare, ragazzuoli, senza problemi. Guarda, sinceramente preferisco l'AUG in questo caso. E sì, ragazzuoli, quindi facciamoci un attimo un giretto verso il bunker di nuovo. Andiamoci a curare e poi ce ne andiamo. Esatto, proprio tre barilozzi quelli che ci servivano. Ok, io direi di fare a questo punto un game un po' più aggressive. Non fa nulla, abbiamo tutto quello che ci può servire. Allora, all'embaggio, ragazzi, bella per noi. Lì c'è qualcuno? Non credo. A parte che devo stare attento con sto rampino, perché ok che ce l'ho, però un danno da caduta secondo me non ce lo leva mai nessuno se non sto attento. Forse a Frenzy Farm qualcuno lo possiamo incontrare. Secondo me sì, dai. Qualcuno, qualche simpaticone. A parte che hanno fatto andare a fuoco il capannone là, povero capannone.
Ok, va. No! No, no, no! No! Fra, ma che stupido!